A Roma l'onorevole Nicola Frattoianni, uno dei pochi rappresentanti fuori da Fratelli d'Italia dell'opposizione a questo governo. Buongiorno Frattoianni, ieri tanti applausi al discorso di Mattarella, si rinsalda il patto di ferro tra Draghi e il Presidente della Repubblica. Lei da forza di opposizione che cosa ritiene sia la priorità con cui far ripartire l'agenda del governo? Ma la priorità è una di quelle che Mattarella ha indicato, la lotta alla diseguaglianza, solo che le politiche di questo governo non vanno in questa direzione. Per battere la diseguaglianza, oltre che evocarla come il problema del Paese, occorrono scelte concrete, scelte di redistribuzione sul piano del fisco, sul piano in generale intesa, a cominciare dai salari che sono in questo Paese. L'unica cosa che in questi anni è andata all'indietro, mentre tutto il resto è andato avanti. Parliamo non solo dell'emergenza attuale legata ai costi dell'energia, ma più in generale al costo della vita. I salari vanno indietro e i costi aumentano. In un paese in cui il lavoro, anche quando c'è, è sempre più un lavoro povero, io credo che si debbano mettere in campo scelte coraggiose. Certo. Il governo e soprattutto la maggioranza che lo sostiene. Le posso domandare una cosa, Frattoianni? Lei oggi è presente con gli studenti, anche se diciamo generazionalmente non appartiene a quella categoria. È lì come presidio e vigilanza democratica, visto che non più tardi di una settimana fa, in quegli stessi cortei, c'erano state delle cariche da parte della polizia? Sì, sono qui innanzitutto per fare il mio mestiere, che è quello di un parlamentare della Repubblica che in certe situazioni, credo a prescindere da come la pensa, abbia il dovere di garantire l'agibilità democratica, di osservare e di farlo perché tutto si svolga per tutti coloro che sono in piazza nel modo più sicuro e libero per chi manifesta. Poi, se vuole la mia opinione, io condivido pienamente le ragioni di questa mobilitazione, che è fatta di speranze troppo spesso evocate, certo, anche qui in modo retorico, quelle dei nostri giovani, ma poi ignorate nelle scelte, a cominciare dalle questioni che questo movimento pone sul tema dell'alternanza scuola-lavoro, sulla, certo, sicurezza delle scuole, sul tema ora del nuovo esame di maturità. Nuovo esame di maturità, questo lo abbiamo. Una irreale normalità dopo che per 2 anni la normalità non c'è stata. Certo. Allora, grazie Nicola Frattoianni. Roberto.